Allora ragazzi, finalmente siamo arrivati in hotel. Diciamo che siamo stati anche fortunati perché era prevista l'entrata in camera alle 2. Poi in realtà, visto che ci siamo messi ad aspettare nella hall e praticamente abbiamo fatto un pochino pena, quindi ci hanno dato la camera adesso alle 11. Allora, facciamo un po' un quadro generale di tutta quanta la situazione. Perché allora, noi siamo partiti da Roma e il volo è stato un volo di 12 ore, dove abbiamo fatto una sosta ad Abu Dhabi, uno scalo che in realtà sarebbe stato di 2 ore, ma poi nella pratica è stato solamente di 1 ora. Siamo arrivati qui in Thailandia, esattamente a Bangkok, alle ore 6.45. Vi dico subito che qui rispetto all'Italia c'è un fuso orario di 6 ore in avanti. Allora, un po' di consigli utili che vi possiamo dare, innanzitutto riguarda la scheda telefonica per il telefono, per avere anche la connessione internet qui a Bangkok. Noi ci siamo affidati all'operatore di TAC, non so poi se si pronuncia così o si pronuncia diversamente, che offre una tariffa molto vantaggiosa, che è l'App Tourist, mi sembra, dove ti danno 6 giga di internet per 15 giorni, paghi 15 euro e puoi navigare in 4G liberamente. Noi l'abbiamo provato, tant'è che ci siamo prenotati anche Uber per arrivare qui in hotel. Altra cosa che vi dico è per quanto riguarda la moneta locale, qui ci sono i baht, quindi voi fate un calcolo, perlomeno adesso attuale cambio di valuta, noi siamo un euro equivale a 38,66 baht più o meno, quindi magari se vi può aiutare per arrotondare i calcoli, fate conto che un euro è uguale a 40 baht. Detto ciò, per arrivare direttamente a Bangkok dall'aeroporto c'è la Rail Link Airport, che è proprio una navetta che vi porta dall'aeroporto fino al centro Bangkok. Noi ci siamo fermati a Makassar perché noi abbiamo l'hotel che si trova a Sukhumvit. Quindi allora, queste sono tutte quante le notizie utili che vi posso dare finora. Detto ciò, adesso noi ci facciamo una piccola doccetta perché siamo partiti da Roma che c'era la neve e siamo arrivati qui che fa 30 gradi. Però dobbiamo visitare Bangkok, è grande, abbiamo poco tempo, quindi doccia veloce e poi tutto in giro per Bangkok. Allora ragazzi, noi ci eravamo informati su internet per quanto riguarda il Buddha sdraiato, ma vederlo dal vivo è qualcosa di straordinario, è immenso, è immenso. Comunque allora, dopo aver visto il Buddha, adesso ci spostiamo, riprendiamo il battello, perché non l'ho detto, ma si ha la possibilità di prendere il battello giornaliero che ti dà la possibilità di fare varie soste, quindi scegliere il Wat Arun piuttosto che il Grand Palace o Wat Pho, e ha un costo unitario che è di 180 baht. Ve lo consiglio perché comunque è anche un'esperienza da vivere, perché vi fa vedere la città da un altro punto di vista. Quindi adesso ritorniamo a prendere il battello e ci dirigiamo verso Wat Arun, sperando di non trovare grosse sorprese come è stato per il Grand Palace. Andiamo, vai! Survive.
semplicemente il tempio più bello. È vero che ne abbiamo visti pochi finora, ma diciamo che questo a Bangkok vince a mani basse. Poi vi consiglio di venire verso l'ora del tramonto, che è qualcosa di spettacolare. Va bene, adesso ci siamo un attimo riposati, proseguiamo il nostro tour della città e ce ne andiamo al mercato dei fiori, e dopodiché, se ce la facciamo, se non siamo troppo stanchi, ce ne andiamo a Chinatown. Self in a big city prison, arisen from the vision of mankind, designed to keep me discreetly, neatly in the corner. You find me with the flora and the fauna and the hardship. Backyard is where my heart is. Still, I find it hard to depart this big city life. Big city life, my traffic gets by. Pressure eyes up on my toe, I'm trying. Big city life, in my heart, I've no base. And right now, Babylon, they're on my case. Big city life, traffic gets by. Pressure eyes up on my toe, I'm trying. Big city life. But right now Babylon, they're on the case. Alla fine di tutto quanto il mercato, e adesso stiamo chiamando Uber che ci verrà a prendere, perché qua il consiglio che vi do, oltre a utilizzare la nave, la barca, i tuk-tuk, è chiamare anche Uber, perché costa veramente poco. Perciò aspettiamo questi 5-6 minuti, il tempo di che fa il giro e ci viene a prendere, e poi ce ne andiamo tutti a Chinatown, che poi in realtà ci siamo fatti accompagnare al Wat Thai Mit, che è un altro tempio importantissimo di Bangkok. E come sentite, perché oggi, essendo il Buddha Day, si sta celebrando una messa. Poi in realtà non so se da loro si può definire messa. Comunque Chinatown è qua vicino, infatti adesso ci facciamo un giretto qua, vediamo un po' com'è questo tempio, e poi ci fermiamo a mangiare a Chinatown. Andiamo a vedere, va. E niente, interrompo un attimo la parte audio solo per farvi vedere la tranquilla situazione di un semplice giovedì, ore 9, a Chinatown. Allora ragazzi, la nostra prima cena qui in Thailandia è andata. Devo dire che è stata una cena discreta, ma nulla di eccezionale. La cosa buona è che qui veramente spendi pochissimo per il cibo. Calcolate che noi in due abbiamo speso 420 baht, che è l'equivalente di quasi 10 euro. Comunque, detto ciò, adesso siamo veramente alla fine della giornata, non ce la facciamo più, siamo stanchi. L'unica cosa che vogliamo è farci una doccia. Perciò adesso ci passo a prendere Uber, nonostante ci sia tantissimo traffico, ma sinceramente riprendere il battello non ce la sentiamo proprio, anche perché poi non so nemmeno se fanno corse notturne. Detto questo, spero che il video di oggi vi sia piaciuto, vi invito a commentare, a lasciare un like e anche a condividere, e ci vediamo domani con una nuova puntata su Bangkok. Domani ce ne andiamo al mercato galleggiante. Ciao! Ciao.